Giornata di festa ieri al monastero Santa Croce di Bocca di Magra che ha ospitato l'incontro della comunità dei Focolari, l'associazione ecclesiale fondata da Chiara Lubic, straordinaria figura di cui è in corso il processo di beatificazione. Vivere il Vangelo e viverlo in comunità è l'ispirazione di fondo, il progetto di lavoro che Chiara ha lasciato alle diverse comunità che dal 1943 a oggi si sono via via sviluppate in Italia, in Europa e nel mondo. La Mariapoli è uno dei momenti significativi della vita associativa del movimento focolare e ieri si è snodato per l'intera giornata con un ricco programma di eventi all'insegna della legge che regola lo stare insieme del movimento. È la legge dell'amore reciproco, della carità, ha sottolineato Michele Zanzucchi, direttore di Città Nuova, rivista associativa ed autore di molte pubblicazioni interessanti. Cos'è la Mariapoli? La Mariapoli è la società, un bozzetto di società che cerca di vivere secondo le leggi del Vangelo e la legge dell'amore reciproco. Quindi sono tutti uguali, deputati, industriali, eh, operai, tutti uguali, bambini, adulti un bozzetto di società appunto in cui c'è anche il clero, c'è anche tutto quello che si vuole ma eh, diciamo in un atteggiamento reciproco di reciproco interesse. E questo eh, si svolge anche oggi qui a Bocca di Magra in cui la comunità della città del Focolare e della, della città di La Spezia si riunisce e eh, si apre a chiunque voglia venire e nella sala conferenza del monastero che ha preso avvio la giornata con la presentazione di diverse attività caritative di dialogo accogliente attive in diocesi. Si sono alternati ai microfoni Matteo Bernardini per l'Emporio della Solidarietà, realtà per la quale proprio nel corso della giornata sono state raccolte derrate alimentari offerte a favore delle famiglie meno fortunate. Il SERMIG con Giovanni Ricchetti, l'ambulatorio specialistico virtuale presentato da Roberta Corona, il volontariato in carcere con l'esperienza di visita ai carcerati di Lidia Chiappini. E Mario Raggi e l'incontro con il signor Singh, indiano di religione Sikh, come momento di integrazione tra culture diverse in dialogo costruttivo tra loro. L'incontro è proseguito con incanti a sottolineare la serenità del messaggio. Ci ritroviamo molto in questo invito alla gioia, Evangelica Gaudium, eh, a Moris Letizia di Giovanni. Papa Francesco, il quale dice o il Vangelo è gioioso o non è. Qual è il messaggio invece che il dottor Zanzucchi ha lasciato ai partecipanti alla Mariapoli di ieri? Da ricordare magari il Vangelo, ricordare il Vangelo di Chiara, il Vangelo dell'unità, come via per fare il bene comune, costruire il bene comune, essere fattori di unità dovunque sia.